Oggi, 12 maggio, ricorre un giorno davvero speciale, il bicentenario dalla nascita della nostra Florence Nightingale. Florence, icona già ai suoi tempi, è rinomata in tutto il mondo per i risultati del suo infaticabile lavoro di raccolta e analisi dati, per il suo approccio all'assistenza sanitaria basato sull'evidenza e per le sue intuizioni. Forte di uno spirito pionieristico, indipendente e munita di spiccata umanità, Florence ha gettato le fondamenta di una professione che coniuga standard elevatissimi, ma anche grande compassione. Entrambi elementi di vitale importanza, che continua a darci forza anche oggi, specie in questi momenti di grandissima sfida. Ora più che mai, l'eredità di Florence è tangibile, attuale, necessaria e vitale. Non è un caso, infatti, che oggi celebriamo anche la Giornata Internazionale dell'Infermiere, che cade all'interno di un anno importantissimo, l'anno internazionale di infermieri e ostetriche. Un giorno speciale all'interno di un anno inedito per portare alla ribalta il lavoro di questi eroi in prima linea, a Roma e a Londra, in Italia e nel Regno Unito e in tutto il mondo. Un esercito di camici impegnati nella salvaguardia del prossimo. A loro, a voi, cari amici, va la mia riconoscenza più profonda per il profondo altruismo, l'instancabile lavoro, per i sacrifici sostenuti. Come Florence, combattete quotidianamente per salvare migliaia di vite, talvolta anche a costo della vita. E non solo durante questa tristissima pandemia. Per questo l'entusiasmo, lo zelo e la professionalità della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche mi hanno profondamente toccato. E come non menzionare gli instancabili Barbara Mangiacavalli e il suo ufficio stampa che tanto si sono prodigati a portare avanti una meravigliosa ed esaustiva iniziativa volta a commemorare la nostra Florence. A voi un grandissimo grazie, come anche al direttore del Florence Nightingale Museum a Londra, David Green, fonte inesauribile di materiale, idee e spunti di riflessione, e a Dame Eileen Sills, capo infermiera del celebre ospedale St. Thomas di Londra. Vorrei concludere invitandovi tutti a seguirci questa sera sui nostri canali social, UK in Italy, dalle 8:30 in poi, per una sorpresa davvero memorabile, un nostro modo per dire grazie infermieri. Siete voi che facendo la vostra parte fate la differenza. Nelle stesse parole di Florence, se non ci fosse qualcuno insoddisfatto del presente, il mondo non arriverebbe mai a niente di meglio. Buona giornata internazionale dell'infermiere, grazie e buon lavoro.